stiamo ascoltando le notizie in TV e ad ogni frase che viene detta mi viene la pelle d'oca, perché siamo stati veramente fortunati. Solo per caso abbiamo deciso di prendere la funivia alle 10 del mattino e non a mezzogiorno. E quindi ringrazio veramente il cielo e la protezione, perché saremmo morti probabilmente. Durante il viaggio commenta sulla bellezza del posto, dice anche che c'è molto vento. C'era molto vento questa mattina? No, molto, molto no. C'era il giusto vento che si sente quando sei in funivia, ma niente poteva far pensare a una tragedia per questioni climatiche, ecco. E lei si è fatta un'idea del punto dell'incidente, molto alto? A 100 metri dalla stazione finale. Ed è molto alta, non è la percezione di quanto sia alta, era molto alta. L'impianto le dava l'idea di essere vetusto oppure era moderno, ben conservato? L'impianto, dai un'occhiata all'impianto e anche lì scappano le battute, nel senso, chissà quando sono stati cambiati questi cavi, ma do per scontato che una struttura del genere abbia tutte le attenzioni tecniche sotto controllo. Appena accendiamo qualcosa, o i telefonini o la TV, arrivano messaggi, notizie, sono aumentati i morti, ora partiranno delle indagini ovviamente, perché è vergognoso, ci stanno chiamando i nostri cari perché sanno che siamo qui e sono tutti contenti da una parte, terrorizzati e poi tristissimi per le persone che sono andate a trascorrere una domenica fuori con i propri figli e hanno trovato la morte. Quindi è una tragedia. Delle famiglie sono distrutte perché sono andate a fare una scampagnata ed è vergognoso. Vergognoso, qualcuno deve pagare per questa tragedia. Buongiorno, allora non possiamo che partire da qui naturalmente questa mattina, da questa tragedia che si è consumata ieri intorno all'ora di pranzo e che via via ha mostrato sempre più la drammaticità nel bilancio finale di quanto accaduto su questa funivia a Stresa, 14 morti, tra questi due bambini uno ancora gravissimo in pericolo di vita. Adesso naturalmente ci si chiede come è potuto accadere, che cosa è successo. Più tardi ci collegheremo anche con la nostra inviata. In molti, insomma, anche oggi sui giornali tornano su un annoso argomento, ovvero quello delle revisioni di come i nostri impianti, e non naturalmente solamente le funivie, ma le infrastrutture vengono monitorati. In questo caso, insomma, si parla di un impianto che invece era stato revisionato e che aveva riaperto da poco. Avete sentito in apertura la testimonianza di una passeggera di quella funivia che l'ha presa pochissime ore prima e che quindi ha rischiato, insomma, di essere invece su quella dopo, dove tutte quelle persone hanno perso la vita. Naturalmente poi parleremo di tanti altri temi, a cominciare molto sui giovani, su quella proposta di Enrico Letta di una dote ai diciottenni, ma anche di come riprende la vita fuori dalla pandemia, fuori dal Covid. Non ci siamo ancora, ma insomma siamo davvero un bel passo avanti grazie ai vaccini, e vedremo anche dal punto di vista economico degli investimenti per l'appunto di una ripresa delle attività lavorative anche per i giovani, come si potrà fare e a che cosa andiamo incontro. Buongiorno a Vincenzo Imperatore, consulente di direzione e autore di questo libro per l'appunto, Come facciamo a pagare? Salviamoci, mutui, prestiti, tasse e cartelle fiscali, risparmi, redditi e pensioni, come sopravvivere all'epoca del Covid, consigli utili. Buongiorno anche a Paola Tommasi di Libero. Buongiorno. Buongiorno a Renata Polverini, Forza Italia, no? Appena rientrata in Forza Italia. Sì, buongiorno a voi. E buongiorno a Stefano Fassina, Liberi Uguali.
Buongiorno a tutti. Allora, intanto Fassina, vi chiedo subito un commento su quanto accaduto ieri, che ci riporta però, poi adesso vedremo insomma quali sono le responsabilità e che cosa è accaduto, ma ci riporta un po' al tema delle nostre infrastrutture e dell'accortezza con le quali viene curata la manutenzione. In tanti oggi fanno il paragone anche con il Ponte Morandi, forse è presto, insomma, dobbiamo vedere che cosa è accaduto. Innanzitutto diciamo, voglio esprimere, per quello che vale, per carità, in una circostanza come questa, tutto il mio cordoglio alle famiglie delle vittime, le preghiere per il bambino che è in condizioni così gravi. Ieri, quando è arrivata la notizia, è stato davvero agghiacciante, perché ovviamente tanti di noi si sono trovati a viaggiare su una fionivia e diciamo, a domandarsi se poteva andare tutto bene. Ieri non è andato tutto bene, è stata una domenica tristissima. Ora non ho avuto modo di approfondire e non ci sono ancora sufficienti elementi per formulare un giudizio, quindi non mi voglio lanciare in accuse o analisi, perché aspetto di poter leggere i dati. Certamente abbiamo un problema molto serio con la sicurezza nei luoghi di lavoro, con la sicurezza appunto in generale. Sul versante delle infrastrutture è evidente che ci sono carenze per quanto riguarda i controlli, che sono inaccettabili. Ora appunto vedremo quando è stata revisionata l'ultima volta la funivia in oggetto, vedremo se ci sono state delle mancanze di chi doveva manutenere e non ha manutenuto, vedremo se ci sono stati controlli di chi doveva farli e non li ha fatti. Certamente abbiamo un enorme problema. 14 passeggeri appunto che perdono la vita in una domenica che doveva essere di svago, e ogni giorno 3 morti nei luoghi di lavoro. Ecco, credo che dovremmo fare una riflessione seria. È prevista una manifestazione per il 28 maggio da parte delle organizzazioni sindacali, credo sia importante, perché questo tema deve entrare come prioritario nell'agenda della politica, e purtroppo ancora non c'è, anzi si discute di cosiddette misure di semplificazione che in realtà, se venissero attuate per come sono state definite, aggraverebbero i rischi alla sicurezza delle persone, innanzitutto delle lavoratrici e dei lavoratori. Ecco, su questo ci torniamo dopo. Polverini, volevo chiedere anche a lei, il giornale oggi pubblica qualcosa che gli altri giornali forse non hanno in modo così definito. Il gestore è già cacciato per grave degrado, ma ha vinto l'appalto per gestire l'impianto. L'ultimo test, dice il giornale, era dell'autunno scorso ed era tutto a posto, dubbi sui lavori di revisione e controlli visivi. Poi naturalmente sentiremo anche dalla nostra inviata, ma sembra adesso dai primi controlli che non abbia funzionato il freno, il blocco di sicurezza. Sì, intanto buongiorno, mi associo anche io ovviamente al cordoglio alle famiglie, ma soprattutto in questo momento alla speranza per il piccolo che ancora combatte tra la vita e la morte. Guardi, io come tutti gli italiani e non solo, ieri sono rimasta sconvolta da quanto accaduto, anche perché è stato ricordato ormai da tutti, era la prima vera giornata in cui l'Italia tornava ad essere libera di poter stare in famiglia, magari all'aperto, o comunque fare qualcosa che ormai da oltre un anno e mezzo non eravamo più nelle condizioni di poter fare. Questa domenica purtroppo ha avuto questo drammatico incidente. Io non mi vorrei avventurare, come giustamente anche diceva lei, nel dare subito un giudizio, comunque andare a ricercare delle responsabilità nel momento in cui non abbiamo sicuramente noi gli elementi per poterlo fare. Immagino che ci sarà già da oggi, so che c'è il ministro, ci sarà il capo della protezione civile e immagino verranno nominati i periti, comunque tutte quelle persone che sono in grado di
di andare ad individuare se ci sono responsabilità o meno e poi toccherà alla magistratura. Sicuramente c'è un tema di sicurezza in generale del trasporto pubblico in Italia, come anche appunto abbiamo visto purtroppo ieri in altri tipi di trasporto. Voglio però dire, visto che ha introdotto l'argomento il collega Fassina, che anche io sono molto preoccupata per la rivisitazione del codice degli appalti, perlomeno delle cose che stiamo leggendo. La sicurezza sul lavoro in questo paese è un dramma al quale non siamo riusciti a dare una risposta, perché io ero impegnata nel sindacato e c'erano 3 morti al giorno. Nel frattempo ho fatto tante altre cose, sono passati tanti anni e sempre a 3 morti al giorno ci troviamo, anche in una condizione in cui c'è molto meno lavoro anche a causa appunto della pandemia. Quindi io scongiuro che si possa veramente rimettere mano al codice e soprattutto che si possa per esempio reintrodurre la gara al massimo ribasso, perché sappiamo perfettamente, perché per questioni, guardi, anche meramente tecniche, che poi si tende sempre a risparmiare sul lavoro e quindi sulla sua sicurezza. Quindi anche da questo punto di vista mi auguro che questo paese possa fare un passo avanti, mi auguro che questa ritrovata unità nazionale, che ci consente ancora di lavorare in armonia, mi auguro, per oltre un anno e mezzo possa dare quella risposta alla sicurezza che in tutti questi anni purtroppo non c'è stata. Allora Paola, Tommasi, entriamo anche in questo argomento che è uno dei temi, ma forse il primo vero tema che fa discutere le parti politiche nel governo Draghi e che evidenzia appunto delle differenze. Poi in realtà sta venendo fuori anche la questione giustizia con le parole ieri di Mattarella, in cui proprio in maniera molto netta e chiara ha detto che questa giustizia va ribaltata, qualcuno ha usato questo termine oggi. Sulle pagine della Repubblica oggi c'è una intervista al presidente dell'anticorruzione che lancia il suo allarme, dice: il codice appalti non si può cancellare, bisogna usare il bisturi, e quindi il richiamo a fare estrema attenzione, perché se come si tocca appunto si tocca in maniera estremamente delicata, diceva Renata Polverini, attenzione poi a fare le gare per esempio a massimo ribasso. Anche questo del tema del codice degli appalti è un vecchio refrain che ritorna. Da anni si parla della revisione e poi si è sempre fermi, oppure si fanno modifiche minime comunque non soddisfacenti. Si può applicare al decreto semplificazioni, sul quale le forze politiche si sono già spaccate ancorché dentro la stessa maggioranza, ma abbiamo visto anche Landini che ha fatto le sue osservazioni oltre al presidente dell'ANAC stamattina. Io ripeterei le parole di Draghi dell'ultima conferenza stampa sulla riforma fiscale. Anche lì, come sul tema semplificazione, ci sono visioni differenti, come anche sulla giustizia. Draghi si è incaricato di fare sintesi e questo è il motivo per cui è stato anche chiamato al governo e ha detto: di solito sono sempre riuscito anche in sfide molto difficili, date per perse all'inizio. Quindi confidiamo nella sua capacità di sintesi e nel fatto che possa farcela. Sulla giustizia però già qualcosa per esempio si è visto, perché se la riforma deve, attesa anch'essa da anni, comincia con solo l'assunzione di 16.500 persone per gli uffici del processo, mi sembra più una foglia di fico, cioè un segnale da dare magari all'Europa che qualcosa si sta facendo per snellire e alleggerire il carico degli uffici giudiziari. In realtà non è quella la riforma della giustizia, non è così che si velocizzano i processi. E questo è un po' anche il problema di tutto il recovery plan, in cui sono scritte le riforme, però poi bisognerà vedere come verranno attuate: giustizia, fisco, ma anche pubblica amministrazione. E mi sembra, come è successo anche nel passato, che si prenda un po' in giro l'Europa, che si lascia tra l'altro prendere in giro, perché adesso abbiamo i fondi del recovery plan, ma in passato l'Europa ha dato tanta flessibilità all'Italia, cioè tanta possibilità di fare deficit e tante risorse per le riforme, che sono state sempre promesse e non fatte. Bisogna vedere questa volta se sarà diverso. Imperatore, non abbiamo ancora nominato la parola burocrazia, no? Che poi è quella che forse
il grimaldello che vuole scardinare anche il codice degli appalti, però bisogna usare estrema attenzione, no? Perché si rischia forse poi, per sbloccare un processo che in questo paese, insomma... Sette anni di media. Ecco, un processo civile, sette anni di media. Si rischia di fare dei danni. Sì, oltre alle giuste considerazioni in termini alla snellezza e alla velocità del procedimento giudiziario, in questo momento sono pendenti circa 3,5 milioni di procedimenti in ambito civile e 1,7 milioni di procedimenti in ambito penale. Ciò significa che anche l'effetto Covid, questi due anni di attesa, potrebbero, ad esempio, si stima, fare aumentare in circa 70.000 nuovi fallimenti di imprese, quindi significa ulteriori processi. C'è il problema del, come ben riportato anche dall'ex ministro della giustizia Flick, c'è il problema di garantire la prevedibilità dell'esito. In Italia c'è un problema di, come lo definisce lui, di multilevel delle fonti di diritto. In questa mancanza di snellezza di procedure, il giudice spesso viene, tra virgolette, confuso nella interpretazione della miriade di norme che portano poi anche a non individuare bene la gerarchia delle fonti di diritto. Sappiamo benissimo. Costituzione, leggi ordinarie, leggi regionali, norme e consuetudini. Un esempio, sulla usura bancaria c'è una legge dello Stato e c'è una direttiva di Banca d'Italia che determina la quantificazione dell'usura. La legge dello Stato utilizza un criterio, diciamo così, molto più orientato a salvaguardare il debitore, sul calcolo ad esempio degli interessi di mora. La direttiva di Banca d'Italia, è ovvio, interpreta in una maniera più vicina al sistema bancario. Ci sono centinaia di sentenze di giudici che utilizzano come fonte normativa la norma Banca d'Italia e non la legge dello Stato. Ecco, questo è un classico esempio di questa confusione creata dal multilevel delle fonti di diritto. Fassina, il mettere mano al codice degli appalti favorisce o, diciamo così, disincentiva un altro elemento che purtroppo caratterizza il nostro paese, che è la corruzione? Ma certamente la previsione di una sorta di tana libera tutti per i subappalti favorisce la corruzione e favorisce anche la criminalità organizzata. Attenzione, con questo slogan della semplificazione, rispetto al quale tutti siamo d'accordo, raggiungono obiettivi inconfessabili e inconfessati. Qualcuno mi deve spiegare perché si fa più velocemente una gara al massimo ribasso piuttosto che una gara che invece punta ad avere la migliore offerta e salvaguardia innanzitutto le condizioni del lavoro, perché quello che prima ha ricordato la collega Polverini è assolutamente vero. Con le gare al massimo ribasso, quello che si ribassa al massimo sono le condizioni del lavoro. Quindi chi fa le proposte, guardi, non è vero, le posso dare proprio l'esperienza diretta, sono testimone diretto di gare al massimo ribasso fatte dal Comune di Roma per le mense scolastiche, per i servizi di pulizia, e i lavoratori e le lavoratrici vengono massacrate, lavorano per 300 euro al mese con condizioni assurde. Quindi poi non stiamo parlando di teoria, chi propone la gara al massimo ribasso deve riconoscere che non c'entra niente con la velocità delle gare, ma sta operando per ridurre i costi, in particolare i costi e le condizioni del lavoro, e questo è inaccettabile in un paese dove muoiono tre lavoratori e lavoratrici al giorno. Quindi la velocità, come si ottiene la velocità? Se uno guarda al di là di questa retorica insopportabile della burocrazia, perché veramente è insopportabile, quello che distingue l'Italia è il numero minimo
di funzionari della pubblica amministrazione che presiedono i processi. Si vuole velocizzare, si devono assumere persone con le competenze giuste affinché possano esaminare le pratiche e procedere spediti. Abbiamo la metà di funzionari pubblici che hanno paesi come il Regno Unito, non sto parlando della Corea del Nord, del Regno Unito. E poi non bisogna mettere tutto insieme, perché un conto è il procedimento giudiziario, che ha dei problemi nelle previsioni che lo regolano, altro sono gli appalti. Qua si mette tutto insieme: burocrazia, semplificare, si fanno delle operazioni che alla fine non velocizzano, determinano un aumento dei costi, poi, perché queste gare al massimo ribasso poi portano una revisione in corso d'opera, e gli esempi sono enormi. Quindi attenzione, tutti vogliamo velocizzare, non devono pagare anche a costo della vita lavoratrici e lavoratori. Dobbiamo fare in modo che ci siano poche stazioni appaltanti, che siano molto ben qualificate e dotate del personale giusto, e poi vedrete che semplificheremo e velocizzeremo. Altrimenti si fa un'operazione propagandistica che va a danno della qualità delle opere e va a danno delle condizioni del lavoro. Polverini, tra l'altro anche le direttive europee vanno nella direzione di sconsigliare le gare al massimo ribasso, quindi voglio dire, noi che parliamo tanto di Europa e stiamo facendo i compiti appunto come ci ha chiesto l'Europa, tra l'altro poi per avere i fondi e per fare quelle riforme, in questo modo non andiamo esattamente nella direzione che è richiesta. Ma diciamo che noi l'Europa la usiamo un po' come un supermarket, no? Prendiamo quello che al momento ci serve e cerchiamo in qualche modo di evitare invece le indicazioni che arrivano, come appunto ricordava lei, rispetto alle gare al massimo ribasso. Ce lo chiede l'Europa, è una, diciamo, ormai un modo di dire che tutti i governi e tutte le forze politiche in maniera trasversale hanno usato e usano, semplicemente per prendere appunto quello che può dare un contenuto alle loro idee. Guardate, io ho fatto l'amministratore e quindi mi rendo conto che guardare per esempio la pubblica amministrazione da fuori può in qualche modo dare un'idea di che cosa significa poi trovarsi all'interno di un sistema. Esserci dentro ti mette un po', come dire, di fronte ad un panorama completamente, diciamo, molto complicato, perché non c'è soltanto la questione della burocrazia, non c'è soltanto la questione della semplificazione. Tante questioni che riguardano, diciamo, la giustizia, con la quale i pubblici amministratori, dipendenti pubblici e funzionari si trovano a dover competere. Oggi è difficile anche far sottoscrivere ad un amministratore, diciamo, una procedura. Perché? Perché molte volte rischia in proprio. Guardate, io ieri, quando abbiamo visto la sindaca di Stresa recarsi sul posto, ho pensato immediatamente alle conseguenze che purtroppo quell'amministrazione, se coinvolta, deve sopportare. Fare l'amministratore oggi è pericoloso, anche per quello che diceva Fassina, perché c'è poco personale. Non ci dimentichiamo che ormai sono non so quanti lustri che la pubblica amministrazione non assume nuovo personale. Sembra che si sta rimettendo in moto la macchina dei concorsi pubblici, e speriamo, e quindi anche questo è un grandissimo ostacolo. È evidente che questo paese, come dire, ha ormai una condizione per cui ogni questione andrebbe presa e rivisitata completamente. Quello che non possiamo fare è continuare a fare, diciamo, delle azioni a mo' di spot. Lì riguardiamo il codice degli appalti, dall'altra parte inseriamo un po' di personale, qui forse mettiamo una normetta che magari il funzionario pubblico non viene più perseguitato per una cosa, diciamo, di scarso valore, ma non è questo il modo di fare. E soprattutto, attenzione, quando andiamo a rivedere il codice degli appalti, io sento troppo in questi giorni parlare del Ponte Morandi. Sì. Guardate, il Ponte Morandi è un esempio in negativo, perché per esempio si parlava
in quel momento anche della materia prima con la quale il ponte era stato costruito. Anche questo potrebbe incidere nella gara al massimo ribasso. E soprattutto lo schema del commissario e la velocità del ponte Morandi non è replicabile in tutta Italia, perché lì c'era un'attenzione del mondo che non potrà esserci in tutte le opere. Quindi attenzione anche ad illuderci di aver trovato appunto la via maestra per arrivare a fare le nostre opere. Il modello replicabile su tutto, diciamo così. Andiamo in pubblicità, poi torniamo. Senta, cosa pensa di questa proposta del PD di fare una dote per i diciottenni con il ricavato dell'aumento dell'imposta di successione? Potrebbe essere una soluzione secondo lei? Boh, grazie. Dote corredo gli facciamo. Ma io penso che, come ha detto Matteo Salvini, noi non vogliamo aumentare assolutamente le tasse. Poi sul fatto che occorra in qualche modo aiutare le famiglie, i giovani, le persone bisognose, sì, ma senza aumentare le tasse a nessuno. E come si fanno, da dove si trovano questi soldi? Si possono per esempio togliere, cioè si possono trovare, chiedo scusa intanto, magari cercando di risparmiare su altre voci di spesa, o magari cercando, come sosteniamo noi, che è proprio esattamente l'opposto, abbassando le tasse, che lo Stato avrà più gettito e avrà più soldi da distribuire. Noi siamo contrari a ogni aumento di tasse, è ancora più folle pensare all'aumento delle tasse quando c'è un paese in piena pandemia. Allora, mi sembra una tipica proposta demagogica che non mi tocca né nel reddito basso, né in chi dà né in chi prende. Però il problema è questo, che con le tasse di successione alte facciamo scappare i veri capitali all'estero. Perché se una persona ha 10, 20, 30 milioni di euro, dove si può veramente teoricamente fare un po' di gettito, uno si sposta all'estero. Già il nostro paese è abbastanza impoverito da 100 altre cose. Spostare all'estero dei soldi di modo che non paga né l'1%, né lo 0%, né il 10%. Bellissimo dare dei soldi ai giovani, ma io credo che ai giovani bisogna dare opportunità di lavoro, e se i grossi patrimoni si spostano all'estero i giovani non avranno possibilità di lavoro, avranno però 10.000 euro, siccome, voglio essere cattivo e demagogico anche un po' io, siccome loro vogliono legalizzare le droghe potranno avere 10.000 euro per comprarsi la droga. Grazie a Dio la maggior parte dei giovani non ne farebbe quest'uso, ma non è educativo dire ti do 10.000 euro perché hai 18 anni, ma che razza di roba è? Uno deve lavorare. Io lavoro dall'età di 15 anni e per questo a 18 anni qualche soldino già ce l'avevo, ma perché ho lavorato, non perché me li hanno regalati. Allora, al netto della sciocchezza, diciamo così, sulle droghe, che non è che i ragazzi tutti, appunto, è il loro primo pensiero, però il tema c'è, ed è un tema, sapete, lanciato e rilanciato, perché insiste su questo punto Enrico Letta. Avete sentito le tante voci di diverse forze politiche, Lega, Forza Italia, ma anche Italia Viva, contrarie. Intanto do il buongiorno a Silvia Sciorilli Borrelli, che ci ha raggiunto, Financial Times, buongiorno. Buongiorno, Silvia. Buongiorno a voi. E visto che sei, diciamo, lì per avere il tuo secondo bimbo o bimba, non ricordo, volevo sapere se, come ha detto Giorgetti, sei, diciamo così, sei d'accordo su dote e corredo. Il corredo mi sa che già ce l'hai, la dote. Sì, il corredo riciclato dalla prima. Certo. Però per quanto riguarda questa dote, diciamo, la proposta non mi sembra di per sé un'eresia, era una proposta di 2 anni fa già fatta dal Forum Disuguaglianze di Fabrizio Barca, non mi sembra se ne fosse parlato così tanto dal 2019 al 2021, nonostante il governo fosse un governo giallorosso, appunto. Devo dire che sono d'accordo sul fatto che forse i giovani hanno più bisogno di misure strutturali piuttosto che di soldi a pioggia, e però a prescindere dal fatto che si potrebbe parlare dell'utilità della misura in sé, in un momento come questo, all'interno di un governo dove ci sono dentro tutti, in cui si litiga su
tutto con le difficoltà di cui abbiamo appena finito di parlare, sentivo dal blocco precedente, mi sembra un po' un voler mettere una bandierina, esattamente come fa Salvini sulla flat tax, per parlare alla pancia dell'elettorato di riferimento, oppure diciamo per accaparrarsi quella parte di voti dei diciottenni che appunto ancora non votano, perché in un paese con una disoccupazione giovanile altissima, con dei trentenni laureati che fanno ancora gli stage o che sono precari da anni, insomma il problema è molto più ampio e profondo dei 10.000 euro di dote ai giovani. Bisognerebbe parlare di università, di formazione, di ingresso nel mondo del lavoro e di permanenza all'interno del mondo del lavoro. In più credo si debba parlare della riforma organica del fisco, che invece è nell'agenda di governo, che è un qualcosa che questo governo dovrà affrontare, sulla quale già esistono parecchie diversità di vedute. E poi in questi giorni ho anche sentito parlare molto della tassa di successione, che in Italia non c'è, mentre in altri paesi come in Gran Bretagna o negli Stati Uniti c'è. Però io segnalerei anche che da un lato, ad esempio in Gran Bretagna i veri ricchi, super ricchi riescono spesso ad evitarla attraverso i trust e portando i patrimoni all'estero e quindi diciamo la pagano forse più che altro le persone normali che non hanno questi mezzi. E poi dovremmo anche fare un confronto con la pressione fiscale negli altri paesi, sia in Stati Uniti che in Gran Bretagna è molto più bassa, e ad esempio sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna c'è un salario minimo che si applica a tutti i lavoratori, inclusi i giovani. Quindi ecco, secondo me il discorso è molto più complesso della sola tassa sui grandi patrimoni. Va sicuramente inquadrato in una riforma più complessiva, è onor del vero anche questo ha detto Letta. Da mamma a mamma però, perché a questo punto anche a Paola Tommasi, che ha avuto da poco la piccola Letizia, ti faccio per questo naturalmente le congratulazioni per l'arrivo della piccola. La dote avrebbe fatto comodo alla piccola Letizia. Ma io non ci credo, mi sembrano delle proposte fuori dal mondo. Infatti la domanda che farei al segretario Letta, che tra l'altro ha rilanciato la tassa di successione dopo che il Presidente del Consiglio aveva detto chiaramente che non si farà, porterebbe questa proposta fino alla fine, fino a far cadere il governo? Cioè la difende talmente tanto fino a far cadere il governo? Perché la risposta sarebbe sicuramente no, e questo ci fa capire che è più una boutade che altro. E devo dire che la strategia del nuovo segretario del PD è abbastanza scoperta ormai, perché si basa su due pilastri: quello di dire cose di sinistra, tipo questa della dote o tipo lo ius soli, ma anche il voto ai diciottenni, e quello di attaccare costantemente il suo rivale politico numero uno, cioè Matteo Salvini, pensando di riflesso di godere della sua popolarità. In realtà sarebbe bene che tutti i partiti della maggioranza, sia il PD che la Lega e tutti gli altri, si concentrassero sul lavoro da fare sia per l'emergenza, per il breve periodo, che sul recovery plan, quindi il lungo periodo. Perché a proposito di figli, sul recovery plan ci sono stanziati tanti miliardi, 4 miliardi e 6 per esempio gli asili nido. Io voglio vedere se questi asili nido ci saranno veramente. Comunque, se ci saranno, arriveranno nel 2026, cioè la gittata è molto lunga. Bisognerebbe pensare anche al breve periodo, cioè coordinare i due interventi che il governo sta valutando attraverso appunto il recovery plan e il decreto semplificazioni e anche il sostegni bis. Ma dovrebbero essere coordinati, perché le misure che sono nell'uno non trovano coerenza in quelle che sono poi nel recovery plan. Cioè le forze politiche, visto che hanno deciso di stare insieme nonostante le differenze in questo momento, è bene che lo facciano veramente, lasciando da parte la propaganda. Tanto tempo per litigare ce ne sarà e si ritornerà sicuramente a farlo. E vabbè, però diciamo che in questa fase comunque bisogna anche distinguersi, no? Ridare anche un po' un'identità
al proprio partito, e come è stato detto questa è, diciamo, un'identità molto di sinistra Fassina, no? Questa della dote ai 18 anni. Poi tra l'altro Letta rilancia anche su altre cose: voto ai 16 anni, ma voto anche ai 18 anni per il Senato, oltre naturalmente a una legge elettorale diversa. Guardi, innanzitutto chiariamo un punto: la proposta di Letta non è una proposta di sinistra, è una proposta liberale. Mi rendo conto che in Italia, diciamo, il centrodestra ha qualche difficoltà quando si parla di fisco con l'impianto liberale, ma non è una proposta di sinistra, è proprio il tipico esempio di imposizione fiscale di carattere liberale, perché i liberali insistono sul merito, sull'acquisizione di reddito e ricchezza attraverso il merito, non attraverso la nascita, non attraverso la lotteria della nascita. Quindi soltanto da noi il dibattito è caratterizzato nel modo che abbiamo sentito, che fa tristezza, perché appunto si tratta di una modestissima proposta di carattere liberale che ha una franchigia di €1 milione. Quindi tutte queste famiglie che hanno questi enormi patrimoni, qui stiamo parlando di una minoranza molto ben rappresentata sul piano politico e mediatico, che copre i propri legittimi interessi di classe attraverso un racconto che è completamente artefatto e senza nessun riferimento alla realtà. Ora Letta diventa un uomo di sinistra, di estrema sinistra, perché fa una proposta che Keynes avrebbe giudicato come ridicola in termini di effetti concreti. Poi mi lascio dire un'altra cosa: probabilmente è stata poco attenzionata nella sua parte di utilizzo. Ora io sono d'accordo con le valutazioni che sono state fatte, che certamente non affronta la questione che riguarda innanzitutto il lavoro. Per le giovani generazioni. Dopodiché non è che si davano 10.000 euro a tutti, si davano 10.000 euro con delle finalizzazioni molto definite, e cioè studiare, e cioè avviare un'attività produttiva. Non è che ti davo 10.000 euro fai quello che vuoi. Si davano 10.000 euro vincolati a un determinato utilizzo. Per quanto mi riguarda, questa parte non la considero particolarmente brillante, ma non era un 10.000 euro a pioggia. E finisco invece su un punto chiaro: la tempestività. È evidente che siamo in un contesto politico che rende impraticabile questa proposta. Era un modo per segnalare un posizionamento legittimo, come ci ha abituato a fare la Lega, ma la stessa Forza Italia. Ma è evidente che nel momento in cui si riuscisse ad andare avanti sulla cosiddetta riforma fiscale, bisogna trovare un impianto condiviso, anche perché... Ma se come segnalavano alcuni intervistati nel servizio precedente, poi quell'1% prende e porta via il capitale, e che soluzione è? No, a parte che lo fa già, non ha bisogno, perché c'è già un'imposizione sulle successioni che è dal 4 al 6%, quindi chi può pagare zero lo fa già. Secondo, come sapete, c'è un lavoro molto intenso rispetto ai paradisi fiscali che avvicina l'obiettivo di una sorta di anagrafe patrimoniale che consente di mappare i patrimoni spostati all'estero. Poi l'evasione ci sarà sempre, bisogna perseguirla. In ambito OCSE si stanno facendo passi avanti importanti, però ecco, ogni volta che in Italia si prova a dire che i mega ricchi, perché qua non stiamo parlando della vecchietta con qualche centinaia di migliaia di euro in titoli di Stato, stiamo parlando di ricchezze significative, perché quell'aumento di imposizione non sta immediatamente sopra il milione di euro, quindi stiamo parlando di patrimoni significativi. Quindi in Italia ogni volta che si prova a dire che c'è bisogno di un minimo di ridistribuzione della ricchezza, che l'erede non si è guadagnato. Questo voglio essere chiaro: la proposta liberale, insisto, di tassa di successione serve ad evitare che si allontanino troppo i punti di partenza, le opportunità di ciascuno. Le diseguaglianze, dice lei.
se tu sei un figlio di un mega ricco e non hai avuto nessun merito nell'ereditare quella ricchezza, tu hai dei vantaggi competitivi rispetto a chi è figlio di un operaio, certo, che non sono dovuti alle tue capacità, ma semplicemente il fatto che sei nato... Hai blocchi di partenza, dice lei, ma c'è già qualcosa in questo senso oggi? C'è qualcosa in termini... Il tema da affrontare riguarda il credito ai millennials e a quelli della generazione Z. Draghi ha riferito più volte: non è il momento di prendere, ma è quello di dare. Dare credito ai millennials. Bene, il nostro sistema bancario... è restituire, come quel termine usato purtroppo dal manifesto del PD con l'ETA restituire, insomma, i no? sistemi di valutazione del merito creditizio attualmente in uso presso il nostro sistema bancario sono preistorici, si attengono e sono classisti, si basano su dati sociodemografici e sulle cosiddette banche dati creditizie. Noi all'interno del libro abbiamo fatto una ricerca per verificare quelle poche, ancora poche, banche e piattaforme che utilizzano ad esempio l'open banking e l'intelligenza artificiale. Lo spiego velocemente. Piuttosto che andare a verificare il reddito di un millennials, un lavoratore precario, uno che è stato all'estero a studiare e poi rientra in Italia e che vuole avviare una startup, mi fa ridere pensare che con 10.000 euro si possa avviare un'attività produttiva, forse non si paga neppure il notaio e i primi tre fitti per un piccolo locale e mettersi dentro. Dicevo, queste piattaforme, queste poche banche, c'è ancora una sperequazione tra domanda e offerta, fanno leva su questa intelligenza artificiale. Considerano e calcolano il reddito di un millennials semplicemente verificando i flussi sui conti correnti e abitudini di acquisto. È inutile andare ancora a mettere mano alla banca dati creditizi dove dal 1 gennaio 2021 per un solo debito superiore a 100 euro o a 500 euro e per una rata non pagata per 90 giorni, dopo 90 giorni sei segnalato in una banca dati creditizia e per uscire da questa banca dati creditizia deve passare, una volta sistemato il debito, da un anno a 5 anni, quindi esclusivo al massimo per tutta una fetta della popolazione. I millennials, quelli della generazione Z, hanno bisogno di credito. Esistono, ripeto, banche e piattaforme che stanno utilizzando, ancora poche, ma il trend anche del sistema bancario è quello di orientarsi verso questi nuovi sistemi di valutazione del merito creditizio. Ovviamente devono essere supportati e sostenuti anche da politiche, perché diciamolo una volta per sempre, una cosa è la mala finanza, quella che abbiamo combattuto, certo, ci siamo visti spesso 3 anni fa anche per parlarne, una cosa è la finanza inefficiente. Questo paese, al netto della mala finanza che combattiamo con le denunce e con gli scandali che spesso leggiamo sui giornali, c'è un problema di finanza inefficiente, cioè un sistema bancario che riesce a malapena a sostenere i propri costi e che ha un problema anche serio di garantire livelli occupazionali. Potrebbe verificarsi per il sistema bancario quanto si è verificato per la metallurgia negli anni 80, quindi occorre anche mettersi dal lato del sistema bancario, ad esempio defiscalizzare i cosiddetti NPL, perché si stima, e c'è una ricerca fatta da Banca IFIS, che ci saranno 400 miliardi di nuovi ingressi di crediti dubbi. Significherebbe il crollo del sistema bancario. Come può quel sistema bancario sostenere il credito e lo sviluppo delle attività e delle start-up dei millennials se non ci mettiamo anche a lavorare su questo aspetto? Fermo restando, ripeto, che nel libro ci siamo sforzati di vedere quante banche, quante piattaforme possono assistere in questa direzione. I giovani. Allora, Polverini, fatto che siamo tutti d'accordo che c'è un problema di diseguaglianza, ma non certo perché qualcuno ruba e altri no, ma perché ai blocchi di partenza, come diceva Fassina, poi c'è chi si trova in condizioni migliori. Però
Insomma, sono anni che non sentiamo parlare invece di lavoro per i giovani, di proposte per introdurre i giovani nel lavoro, no? Cioè, in fondo, per carità, la dote ai diciottenni è qualcosa di già sentito anche, per dire, da Beppe Grillo, dal Movimento 5 Stelle, che vorrebbe quel reddito universale già dalla nascita, no? Dice Grillo, ogni bambino dovrebbe nascere già con un suo tesoretto. Sì, guardi, intanto mi pare di aver capito che la questione messa in campo da Enrico Letta ha un po' più l'aspetto, non dico tanto della demagogia quanto dell'impatto comunicativo, perché il tema in sé, cioè la dote, non può che essere condivisa, e aggiungo io, in molte regioni già esiste. Questo è un ulteriore tema di disuguaglianza, perché molte regioni con fondi propri o fondi comunitari già finanziano attraverso una dote magari l'attività di impresa delle giovani generazioni. Il tema vero è che lui ha aggiunto la questione della tassa di successione proprio per creare, dal punto di vista comunicativo, un fatto, un caso. E qui ha ragione Paola Tommasi, perché evidentemente c'è questa competizione continua e quotidiana tra i leader che sostengono la maggioranza, che vede Salvini sempre nella scena e Enrico Letta in qualche modo che cerca di provocarlo per dare comunque più senso a quelle che sono le azioni del Partito Democratico. Dopodiché è evidente che mentre voi parlavate io ho scritto alcune cose, prima fra tutti la questione del lavoro, alla quale però non dobbiamo, come dire, far mancare anche un sistema di riforma complesso dell'istruzione nel nostro Paese, la questione del credito che è stata ben rappresentata da chi mi ha preceduto, e la riforma fiscale. Noi senza queste quattro grandi riforme non andiamo da nessuna parte per i giovani, questo è il grande tema. Abbiamo norme obsolete che risalgono a quando c'era, come dire, la possibilità di avere il lavoro per una vita, quando era anche possibile scegliersi la carriera lavorativa. Oggi ci troviamo di fronte ad una condizione del mercato del lavoro completamente ed abbiamo le stesse regole, quindi se un giovane si reca in banca lo respingono con perdite, come si dice, perché evidentemente non ha nulla che può supportare quello che è appunto il credito erogato in queste modalità. Abbiamo visto anche negli anni recenti, come dire, mettere in campo una riforma del lavoro che vedeva anche degli strumenti che io avevo detto che sarebbero falliti, come per esempio l'ANPAL, no? Che doveva in qualche modo avvicinare la domanda e l'offerta. Ma avevamo completamente ignorato che da Roma in giù i centri per l'impiego, per esempio, non lavorano, in molti casi nemmeno ci sono, non hanno una banca dati che potesse essere messa a disposizione di questa grande agenzia che per fortuna sarà commissariata, sperando che si possa poi incidere per cambiarne appunto la missione e le modalità. Quindi se noi non ci mettiamo in testa di metterci seduti e con serietà, perché vedete, anche ogni giorno buttare in campo delle iniziative politiche non fa bene al Paese, soprattutto di fronte ad una maggioranza. Guardi, quando Letta ha tirato fuori la tassa di successione che si può o meno condividere, io sono rimasta basita, non tanto perché veniva fatta questa proposta in termini fiscali, ma perché se c'è stata una cosa molto chiara nell'intervento di presentazione di Draghi alle Camere del suo governo, è stato proprio quello di dire: la riforma fiscale la faccio io. Oh. Nel senso che ci ha addirittura detto che avrebbe nominato una commissione di esperti, quasi a dire: mi raccomando, insomma, guardatevene bene da fare risposte. Ora io chiaramente voglio fare delle proposte come tutta la maggioranza, però è evidente che mettere in campo una riforma fiscale significa non inventare una tassa al giorno, ma mettersi seduti e stabilire come fare. Qui ancora il Paese discute tra la flat tax e la progressività. Ecco. Io per esempio, pur appartenendo a Forza Italia, ho sempre, come dire, guardato con grande attenzione la progressività, perché quello è un elemento sicuramente che può dare un equilibrio tra quelli e però, che però sono i Polverini, come diceva lei, Draghi ha preso tutte e due, Salvini e Letta, gli ha detto buoni, non se ne parla per ora. Si
si parla di cifre nette, bisogna anche capire con quale paese si ha a che fare. Certo. Perché il suo interlocutore diceva: con 10.000 euro non si può aprire un'attività. Sicuramente a Roma è così, ma magari in un piccolo centro invece con 10.000 euro si può attivare un'attività. Quindi anche da questo punto di vista andare a fissare dei limiti tutti uguali, pali, alla fine può rischiare. È il motivo per riforma fiscale, forse, tra gli esperti di Draghi e il contributo che deve necessariamente arrivare dal Parlamento, forse è il caso di mettere mano allora, tutto il sistema e non più andare avanti a forza di spot. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo e abbiamo anche le ultime da Stresa. Allora andiamo subito dalla nostra Raffaella Di Rosa che si trova a Stresa perché oggi tra l'altro lì tra pochi minuti andranno e saranno lì il ministro Giovannini, anche il capo della protezione civile, insomma è il giorno dopo ma è il giorno di capire senz'altro che cos'è accaduto ieri intorno a mezzogiorno su quella funivia che è crollata causando la morte di 14 persone. Raffaella, buongiorno. Buongiorno Gaia, è proprio così, oggi è il giorno in cui bisognerà fare un po' di chiarezza per capire quello che è accaduto ed è quello che dovrà fare anche l'inchiesta della procura di Verbania che è stata aperta per omicidio colposo, plurimo e lesioni colpose. Ci arriviamo subito, ti dico intanto dove sono alla partenza della funivia, al lido di Stresa dove partono le cabinovie che portano su con un viaggio breve di circa 20 minuti che portano alla vetta, alla cima del Mottarone. Come dicevi tu, ieri poco dopo le 12 era partita anche la cabinovia, 15 persone erano salite perché questo è il numero che con le norme Covid è consentito, quelle funivie ne possono portare fino a 40, ma 15 era il numero consentito adesso, 15 persone erano salite, avevano quasi terminato il loro viaggio, erano quasi arrivati in cima all'ultimo pilone è successo qualcosa, si è spezzato un cavo, il cavo trainante, la cabinovia è venuta giù, ha rotolato per centinaia di metri e si è fermata. Adesso non lo vedete, oggi è una giornata in cui le nuvole sono basse e coprono tutto questo tragitto, però insomma la cabinovia ha fatto centinaia di metri ed è si è fermata, dietro c'è ovviamente il bosco, si è stata fermata da un albero. Il bilancio è quello che dicevi, 14 vittime e un sopravvissuto, un bambino di 5 anni, Eitan, che si trova in ospedale a Torino, lotta per sopravvivere. E era andato, ieri era la gita della domenica, la domenica della ripartenza, e su quella funivia c'erano delle famiglie. Oggi un po' sui giornali abbiamo letto le ricostruzioni, le storie di queste persone che stavano passando in una bella giornata di sole la domenica qui sul lago Maggiore. Eitan era con la sua famiglia, una famiglia di origine israeliana, lui era nato e cresciuto a Pavia, era con i genitori, il fratellino Tom e i bisnonni che adesso non ci sono più, e poi c'erano una coppia di Varese, una coppia di Vedano Lona, una coppia originaria della Calabria che viveva qui in Lombardia, insomma appunto famiglie che stavano passando la domenica qui. L'inchiesta, lo dicevi, l'inchiesta oggi, ieri c'era il procuratore capo di Verbania, Olimpia Bossi, visibilmente sconvolta come tutti i soccorritori nel via vai frenetico che c'è stato ieri, anche lei è stata ovviamente tutto il giorno sul posto, quell'area dall'impianto qua alla base fino alla vetta è tutta sotto sequestro. L'inchiesta è per omicidio colposo plurimo e lesioni plurime, si sta valutando anche l'attentato alla sicurezza dei trasporti anche in base alla natura pubblica o meno dell'impianto. Questo è un impianto che era di proprietà del comune di Stresa ma in gestione a una società privata. Era stato chiuso nel 2014 per 2 anni per una revisione, è stato riaperto nel 2016.
E poi ieri abbiamo incrociato chi ha in gestione appunto l'impianto, che frettolosamente, andando via, ha detto: io ho tutti i documenti a posto, sono state fatte le manutenzioni, è stato detto l'ultima nell'ottobre del 2020. Quello che bisogna, però, le domande che l'inchiesta dovrà chiarire è che cosa sia successo, cioè come sia stato possibile che il cavo trainante si sia spezzato non abbia funzionato, evidentemente qualcosa nel sistema di frenaggio, nel sistema appunto di sicurezza. Chi ha assistito, diciamo, c'erano degli escursionisti lì in vetta, ha parlato di ha visto la cabinovia venire giù velocemente all'indietro e poi scontrarsi con un pilone cadere. E quindi appunto sì, bisognerà capire cosa è successo. Anche il governo, anche il ministro delle Infrastrutture Giovannini ha istituito una commissione ispettiva, come dicevi, si stanno riunendo tra poco qua al Palazzo dei Congressi, sarà qui insieme al capo della Protezione Civile Curcio, al sindaco di Stresa, al prefetto di Verbania. Oggi saranno anche dalla procura nominati i periti, insomma bisognerà cercare di capire che cosa non ha funzionato. Assolutamente. E ha consentito, assolutamente, questa tragedia. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, naturalmente, e molti dei capi che, quasi tutti insomma, per esperienza, dei capi che Raffaella vi ha citato, sono atti dovuti, così si dice, diciamo così. In questi casi piove tantissimo, lo sentite. Raffaella, ti lascio lavorare, naturalmente ci ritroviamo poi nel telegiornale delle 13.30. Grazie. Allora, torniamo invece al tema, che è un altro tema, il blocco dei licenziamenti, no? Perché è un altro tema questo che sta facendo discutere, ci sono molte frizioni nel governo, scontro addirittura Confindustria, qualcuno titola Ministero inaffidabile, la rivolta degli industriali contro il nuovo blocco, un colpo basso viene definito. Senta, Imperatore, qui ci sono consigli un po' per tutti, no? Mutui, prestiti, il dopo Covid. Come cambia il nostro modo, la nostra realtà, la nostra quotidianità di vivere, dal prendere e chiedere un mutuo, pagare mutui, rate che non abbiamo pagato, le aziende? Sì, il titolo è Salviamoci, non salvateci. Cioè, cosa dobbiamo fare ci noi? Ci dobbiamo sempre salvare da soli. Esatto, noi. In attesa insomma, di tutte queste mega riforme di cui abbiamo parlato finora. Ad esempio, tu citavi poc'anzi, ma quando terminerà la moratoria? Chi ha perso il reddito o se l'ho visto ridurre abbastanza, come farà a ritornare a pagare la rata del mutuo piuttosto del prestito? Ecco, noi abbiamo fatto una ricerca, c'è una legge, la cosiddetta legge sul sovrafinanziamento, articolo 38 del testo unico bancario del 94, che dice che chiunque ha contratto un credito fondiario, quindi per l'acquisto di una prima casa, è questo credito fondiario sovrafinanziato. Che significa sovrafinanziato? Che fatto pari a 100 il valore commerciale dell'immobile, la banca ha finanziato 81. Quindi se supera la soglia dell'80% del valore commerciale dell'immobile, il credito è nullo. Nullo significa che non deve pagare gli interessi. Detta così può sembrare, come dire, abbastanza populista la proposta, ma abbiamo ricevuto da una banca di sistema una statistica interna che dice che i mutui erogati da quella banca tra il 2004 e il 2014, quindi un mutuo ha una durata media di 15, 20, 25, 30 anni, quindi ancora nel pieno ci sono quei mutui, il 65% di quei mutui è sovrafinanziato, cioè in quel periodo le banche hanno finanziato ben oltre l'80% del valore commerciale dell'immobile. Quel 20% serve proprio a cautelare le banche dal rischio di insolvenza del mutuatario che, vedendosi ridurre il reddito, non riesce più a sostenere questa rata. Benissimo. Se ci si rivolge facendo appello a questa legge qua, ripeto, la legge è chiara, il mutuo è nullo, quindi tutti gli interessi pagati e o da pagare sono da restituire al mutuatario.
Perfetto, allora, tra l'altro appunto è scritto anche in maniera molto semplice questo libro, quindi è proprio come un manuale, però volevo sottoporre, comincio da Silvia Sciorilli Borrelli, un intervento che immagino farà riflettere se non discutere, perché oggi sul libro Pietro Ichino dice: è ora di sfrattare e licenziare, il blocco dei licenziamenti serve solo a rinviare il problema a spese dell'INPS, è come mettere le persone interessate in freezer, ma ogni mese che passa il problema, sostanzialmente dice Pietro Ichino, di queste persone si aggrava. Insomma, è un errore bloccare licenziamenti e sfratti. Più si sta in cassa integrazione, più sarà difficile trovare un nuovo impiego. Se fermi il mercato immobiliare, penalizzi chi cerca casa e mette insieme. E comunque in cassa integrazione non ce la fanno a pagare il mutuo, eh? Non è che se stanno in cassa integrazione non ci si fa proprio a vivere, diciamo così. Silvia. Sicuramente il tema è serio, nel senso che molte persone sostengono che bloccando i licenziamenti, diciamo, si tengono in vita aziende decotte e si mettono in difficoltà quelle che invece riuscirebbero a sopravvivere, però è anche vero che senza una riforma degli ammortizzatori sociali, se il blocco dei licenziamenti scade alla fine di giugno, si rischia un'ecatombe durante l'estate. Una rivolta sociale, così come hanno già detto i sindacati. E anche l'impatto, insomma, sull'economia, proprio quando l'Italia piano piano riapre, sappiamo che anche il settore del turismo è in crisi da un anno e mezzo, è chiaro che trovarsi molte persone senza lavoro proprio all'inizio dell'estate avrebbe delle ripercussioni enormi. È un tema complesso, cioè è evidente che la nostra situazione è un unicum a livello europeo, cioè non ci sono altri paesi che hanno ancora in piedi un sistema come quello italiano, e il blocco dei licenziamenti è una particolarità italiana, però è anche vero che l'Italia è un paese dove è estremamente difficile trovare lavoro una volta che lo si perde, e è un paese che, insomma, aveva difficoltà economiche già prima della pandemia e adesso queste difficoltà sono aggravate. Quindi anche qui diciamo, torniamo al discorso di prima sulle riforme, si tratta di fare delle riforme che sono organiche e intervenire a livello strutturale, ed è per quello che appunto torniamo a dire il mondo del lavoro e le riforme del lavoro oltre che del fisco, e mettere gli imprenditori nella condizione di poter assumere e i lavoratori nella condizione di poter trovare un altro lavoro qualora lo perdessero è prioritario. Il problema è che sono questioni di cui parliamo da anni, eppure la soluzione non l'abbiamo ancora trovata. Non so se si riuscirà a trovare nel giro di pochi mesi in un quadro economico oggettivamente difficile, perché comunque se andiamo a vedere i dati non è che ci siamo ripresi dagli effetti della pandemia, e saremo uno dei paesi che usciranno da questa crisi, dalla recessione in cui siamo entrati anche a causa del Covid più lentamente. Oh, Paola Tommasi, in questo pacchettone di riforme, che c'è un timing tra l'altro, uno se non sbaglio scade a fine giugno, ne abbiamo già citate tre in questa trasmissione, quelle fondamentali tra l'altro, la riforma fiscale, la riforma della giustizia, la riforma del welfare. L'impressione è che però, come dire, non se ne vede ancora mezza, non se ne vede ancora l'ombra definita di queste riforme. E io temo che non se ne vedrà a lungo. Ecco. Perché nel PNRR non si parla delle riforme vere e proprie, ma si parla di leggi delega che devono essere approvate entro l'estate. Le leggi delega significa che il Parlamento dà delle linee di indirizzo al governo su come intervenire su un determinato tema, che sia il fisco o la giustizia. Dopodiché si ha un periodo di tempo limitato per fare i decreti delegati, decreti legislativi che diano attuazione a questa riforma. Storicamente si approvano in Parlamento entro i termini le leggi delega, non si fanno poi i decreti legislativi, e questo è il vero inghippo. Anche la polemica che c'è stata qualche giorno fa sul Salvini non vuole fare le riforme, esca dal governo, tornando al discorso Letta-Salvini, in realtà non è non voler fare le riforme, è che anche nel PNRR di fatto gli strumenti non ci sono, e qui viene fuori anche un cattivo pensiero, perché il presidente Draghi ha messo la faccia sul recovery plan italiano con la Commissione europea,
E effettivamente lui i risultati li otterrà perché le leggi delega verranno approvate. Se però dopo andrà al Quirinale o comunque il suo mandato nella, più tardi fra due anni, fini un anno e mezzo ormai, finirà, a quel punto la palla passerà al prossimo governo e sappiamo se la maggioranza che uscirà dalle prossime elezioni sarà ancora in grado o vorrà fare quelle riforme o piuttosto smantellerà tutto. E lì si pone un problema, perché fino ad oggi, quando le leggi delega non venivano poi attuate, non succedeva niente perché non c'era nessun impegno con l'Europa. Qui invece c'è un timing da rispettare, un cronoprogramma, per cui, visto che i fondi vengono dalla Commissione europea, se il timing non viene rispettato questi fondi non arrivano e quindi dovremo finanziarle con fondi nazionali. Cioè molto più, è un tema molto più complicato di quello che pensiamo. Io, per quanto abbia tanta fiducia in Draghi, onestamente sulla riuscita delle riforme sono un po' più scettica. Fassina e poi Polverini, volevo sapere anche la vostra opinione, naturalmente, perché la nostra appunto è che siano talmente imponenti, no, queste riforme, tra l'altro di cui parliamo da anni, che insomma arriveranno tutte insieme. Abbiamo un timing, ripeto, il primo è entro l'estate. Innanzitutto le leggi le fa il Parlamento, non le fa il governo, neanche il governo Draghi, vorrei essere molto chiaro su questo, quindi è fondamentale. Beh, Polverini prima ha detto che Draghi su alcuni punti ha detto buoni, che faccio tutto io. Facciamo noi, non sono d'accordo, per quanto mi riguarda rivendicherò lo spazio che deve avere il Parlamento, poi se altri gruppi si lasceranno fare le riforme dal governo se ne assumeranno la responsabilità, perché guardi, utilizziamo questo termine in modo sempre più ambiguo e contraddittorio. Nel Novecento riforma è una parola che voleva dire migliorare le condizioni di quelli che stavano peggio. Negli ultimi 40 anni abbiamo utilizzato questo termine per fare esattamente l'opposto, cioè per colpire quelli che stavano peggio e a migliorare le condizioni di quelli che stavano meglio. Pensi alla riforma del Jobs Act, alla riforma della cosiddetta buona scuola, alla riforma Gelmini, e potrei andare avanti in questo utilizzo come dire rovesciato del termine riforma. Certamente è difficile, perché le differenze esistono, riforma che vuol dire molte cose diverse, quindi si tratta di fare un lavoro nel quale ovviamente il governo deve avere un ruolo, ma poi sono i gruppi politici in Parlamento che devono far maturare un consenso. Sul fisco è stato fatto un imponente lavoro dalle commissioni finanze di Camera e Senato. Là, dal lavoro delle commissioni, va trovato un denominatore comune che ovviamente è minimo, perché ci sono differenze, però quell'impianto minimo comune deve diventare appunto l'ossatura della riforma, che dovrebbe rimanere poi. Il vantaggio di questa fase particolare, con un governo che è sostenuto da una maggioranza così ampia, è quello di consentirci di definire dei quadri di riferimento che poi permangono, perché uno dei più rilevanti problemi del nostro paese è stato avere una riforma fiscale per ogni governo. Un governo arriva e fa la cosiddetta riforma fiscale, destabilizzando e provocando appunto un impatto pesantissimo, come la legge elettorale, sugli operatori. Esatto. Quindi noi dobbiamo lavorare, a cominciare dal Parlamento, per minimo comune denominatore su fisco e su giustizia, tutto il resto, certo, su pubblica amministrazione. Polverini, sì, il problema sono i tempi però. Anche. Sì, esatto, il problema sono esattamente i tempi, perché abbiamo poco più di un anno e mezzo, ma vorrei ricordare che di qui a breve ci sarà il dibattito sul Presidente della Repubblica, che comunque assorbirà gran parte del tempo, non tanto del Parlamento quanto delle forze politiche che lo sostengono, perché non sarà facile in queste condizioni, come dire, individuare immediatamente la possibilità di andare al dopo Mattarella. Ma al di là del tempo, sicuramente ha ragione Fassina, le leggi le fa il Parlamento,
Però se le leggi le fa il Parlamento, io so, è una legislatura e mezzo che sono in Parlamento, mi vorrei chiedere per quale motivo con qualsiasi governo si va avanti o a decreti legge o a legge delega. Legge delega che ovviamente molto spesso viene utilizzata proprio per avere poi da parte del governo la possibilità attraverso i decreti e tutte le azioni conseguenti di aggiustare un po' il tiro che il Parlamento dà. Non ci dimentichiamo che quante volte abbiamo discusso in Parlamento proprio sull'eccesso di delega, nel senso che si tende poi sempre a travalicare un po' quelli che sono i paletti che il Parlamento ha dato. In ogni caso, al di là di questo, anche Draghi è molto consapevole che i tempi non ci sono. Guardate, c'è stata una sua battuta durante la presentazione del recovery plan in Parlamento, quando per l'ennesima volta ripeteva entro maggio, si è fermato un attimo, ha detto mamma mia quante cose entro maggio, ecco, maggio è finito, giugno esatto. Arriverà domani esattamente in un attimo, e il tema vero è quello che è già stato introdotto da Paola Tommasi, che succederà dopo, perché è chiaro che noi adesso prendiamo degli impegni, è chiaro che alla fine per quanto si discuterà in qualche modo si arriverà ad una sintesi, e dopo quale sarà la maggioranza che andrà avanti? Certo. Sarà quella che vuole la progressività o che vuole la flat tax? Non è un dettaglio, quindi io mi auguro che almeno su questo ci sia un patto al di là del governo Draghi, ma tra le forze politiche sulle grandi riforme, ammesso che riusciamo a farle, di portarle poi avanti fino in fondo. Speriamo. Sì. Gaia, non tanto dopo, perché certo, infatti, perché ci sono 9 milioni di cartelle congelate dall'8 marzo 2020 ad oggi, che dal 1 luglio inizieranno ad arrivare. Quindi arriveranno queste buste, buste verdi ricche di precetti, pignoramenti, le case degli italiani. Dopo e dopodomani, appunto. Abbiamo fermato il paese, siamo lì. Si sta rimettendo in moto. Con tutti i suoi problemi. Allora, ringrazio tutti e vi saluto. Naturalmente Polverini, Fassina, anche Vincenzo Imperatore, con il suo salviamoci, come facciamo a pagare e a rimetterci in moto appunto dopo il Covid. Paola Tommasi, naturalmente, Silvia Sciorilli Borrelli con le loro nuove, diciamo così, come le donne fanno di tutto, appunto, lavorano, poi gestiscono i figli e magari anche. Però io ero affascinata un attimo, Silvia, dal tuo momento di panico totale, che non ti preoccupare, non abbiamo mandato in onda, ma che ho visto io nel monitor, perché speravo che invece entrasse qualcuno che tu tentavi di fermare, no? E invece l'ho bloccata in tempo prima che entrasse nel... va bene, sarebbe stato bello invece. Grazie a tutti, andiamo in pubblicità, poi parliamo di migranti. Per rappresentare in questo modo il fenomeno, la questione dei migranti, no? Che è una questione che ancora una volta ci ritroviamo ad affrontare puntualmente poi quando arriva l'estate o comunque arriva il bel tempo, e puntualmente ci ritroviamo ad affrontare anche con la propaganda politica, no? Quindi ognuno dice la sua, quindi l'Europa che non c'è mai, ed è un problema molto nostro per ragioni di confini, ma non solo nostro. Le immagini e i racconti che arrivano in questi giorni, lo sapete, arrivano dalla Spagna, dalle immagini che abbiamo visto,
come sono stati respinti sulla spiaggia dalla Guardia Civile, dalla Guardia Spagnola, insomma. E oggi vogliamo parlare con Francesco Olivo. Intanto do il buongiorno a Francesco Olivo, che è un collega della stampa. Buongiorno Francesco, e che segue, ciao, buongiorno. Segue le vicende tutte che passano per la Spagna, e che si è occupato anche di questa, e se ne è occupato con tra l'altro con una intervista pubblicata venerdì su quella ragazza che vi ricorderete, no? Quella ragazza della Croce Rossa che abbraccia quel ragazzo di colore, quel migrante che faticosamente sbarca, state vedendo adesso l'immagine, e con quell'abbraccio disperato. E che però in alcuni ha scatenato naturalmente umanità, commozione, vicinanza, ma verso questa ragazza si è praticamente scatenato un mondo, il solito mondo, il mondo social, e quindi è stata linciata. E tu, Francesco, hai intervistato il papà, no? Di Luna. Sì. Sì, ho provato a intervistare lei, ovviamente, che sarebbe stato, come dire, la testimone più diretta e interessante. Lei non ha voluto parlare, era sconvolta da questi insulti di cui parlavi tu, e quindi il padre così si è fatto un po' portavoce di quello che stava passando questa ragazza, che ha 20 anni, è giovanissima, sta facendo un ostaggio, un tirocinio presso la Croce Rossa a Ceuta, una ragazza dell'Inter di Madrid, che studia l'assistenza a migranti, alle persone più deboli, ed è stata mandata lì, ha scelto lei di andare lì e si è ritrovata davanti a una storia evidentemente più grande di lei, perché sono arrivate in poche ore tra le 8, 9, 10, non si sa ancora, 1000 persone, quindi insomma tutte a nuoto, uno sbarco che nemmeno i più drammatici sbarchi di Lampedusa, quelli a cui siamo abituati nelle coste italiane, insomma, non si erano mai visti così. Quindi, tra l'altro, insomma, lei racconta sempre tramite il papà e la tua intervista che questo ragazzo piangeva, era disperato, naturalmente raccontava dei suoi amici morti e non voleva, naturalmente aveva paura di essere rispedito in Marocco. Dobbiamo dire che quel ragazzo è stato rispedito. È successo. Sì, perché allora la Spagna, questo è una differenza interessante con quello che succede apposta sulle coste italiane. La Spagna ha un accordo con il Marocco da molto tempo, per cui può fare quelle che gli spagnoli chiamano le restituzioni a caldo, che sono di fatto dei respingimenti, quindi vengono rimandate al di là delle frontiere le persone, molto spesso senza nemmeno prendere le generalità e quindi senza sapere se si tratta di persone che hanno diritto eventualmente a fare richiesta per un asilo politico, per un asilo per ragioni umanitarie, eccetera. Quindi questo è una cosa che ha evidentemente creato dibattito, visto che anche Salvini spesso cita questo metodo che la Spagna utilizza con tutti i governi di destra e di sinistra, però vorrei far notare che c'è una differenza importante, che lì c'è un confine terrestre, non c'è il mare, ed è l'unico confine terrestre insieme a quello di Melilla che l'Unione Europea ha in Africa, quindi evidentemente è un metodo che molte organizzazioni umanitarie mettono in discussione. La Corte Costituzionale Spagnola invece ha sempre approvato, c'è una differenza con i cosiddetti blocchi navali o tutte le proposte, diciamo, più rigide sull'immigrazione che abbiamo sentito in questi anni e che continuiamo a sentire. E quando noi parliamo di migranti e di queste tragedie, spesso parlano molto più di noi delle nostre parole, a parte i protagonisti come tu hai intervistato Luna, ma sicuramente le immagini. Quindi noi nelle stesse ore siamo passati da quella immagine di quell'uomo, di quel rappresentante della Guardia Civile, se non sbaglio, che salva quel neonato con tra l'altro c'era lì un salvagente giocattolo che ha straziato davvero tutti noi, ne abbiamo fatto un eroe, e l'immagine proprio di Luna che abbraccia quest'altro ragazzo, suscitando però così stranamente quasi due sentimenti opposti.
Allora, io devo dire che su questo discorso degli cosiddetti odiatori social, io non so come bisogna comportarsi, se dargli importanza, come in fondo abbiamo fatto noi, oppure no, ecco. No, però c'è da dire che Luna è molto giovane, come tu ci hai raccontato, e quindi probabilmente frequenta. Assolutamente, è lei stessa che per prima si è sconvolta ha cancellato il suo account. Lei andava, mi ha detto il padre, a controllare questi messaggi che arrivavano terribili, e qui c'è un elemento secondo me con l'abbraccio di Luna che lo distingue da quello che citavi tu del sommozzatore della Guardia Civile colonnato. Qui c'è una donna e un nero. Elementi che fanno così, suscitano i peggiori istinti delle peggiori utenti dei social. È brutto dirlo, ma io credo che questo conti. Dici, se al posto di Luna ci fosse stato un diciottenne, un ventenne, un ragazzo ventenne che abbracciava lo stesso ragazzo, non avrebbe suscitato. Io temo di sì, e temo che se al posto del ragazzo nero ci fosse un bambino meno nero, probabilmente questa immagine sarebbe stata commovente per tutti e non solo per una parte. Senti Francesco, un'ultima cosa, che cosa ci aspetta appunto in questo principio d'estate, che già per esempio qua noi in Italia abbiamo visto insomma riprendere sulla questione in maniera prettamente a livello di propaganda e di identità politica, ma non di questione da affrontare seriamente nella sua globalità? Ma un'estate sicuramente intensa. Oggi c'è il Consiglio europeo, mi pare di capire che del tema immigrazione, della riforma di Dublino, non si parlerà, o quasi, sebbene Draghi lo abbia auspicato nella conferenza stampa della settimana scorsa. Per quanto riguarda Ceuta, c'è una questione, secondo me, più che una crisi migratoria, è stata una crisi diplomatica, no? L'abbiamo raccontato negli scorsi giorni. Lì è il Marocco che gestisce e controlla completamente la frontiera, molto più di quanto la Libia possa fare o la Tunisia possa fare dalle coste. Lì c'è una frontiera che il Marocco, a seconda dei propri interessi e delle proprie pressioni che vuole fare sulla Spagna e sull'Europa tutta, apre e chiude. E questo l'ha sempre fatto. La settimana scorsa diciamo che la cosa è stata molto più clamorosa delle volte scorse, perché gettare quasi in mare una marea di bambini, perché poi questo è il grande tema, che non si possono restituire a caldo, e quindi è stata una mossa clamorosa dovuta a questioni politiche che adesso non dobbiamo il tempo di raccontare, ma questioni bilaterali tra Marocco e Spagna. Però il fatto che i paesi come la Turchia, come il Marocco, come la Libia, ovviamente, paesi sulla cui, come dire, fermezza democratica tutti abbiamo dei dubbi, questi paesi controllano i flussi in maniera totale, questo è un problema non nuovo, ma che ogni estate diventa più urgente e mi sembra che non venga trattato a sufficienza. Assolutamente, grazie a Francesco Olivo, e davvero buon lavoro come sempre. E anche noi ci fermiamo qui, naturalmente adesso c'è Andrea Pancani con Coffee Break, ci rivediamo domani mattina, arrivederci.